Domenica in Benedetta Parodi, ricetta hamburger all'italiana. Benedetta Parodi a Domenica in, 15 ottobre, ricetta hamburger all'italiana. Dopo aver accolto in studio, durante questa prima puntata di Domenica in, l'attore e regista Christian De Sica e la ballerina Carla Fracci e aver deliziato il pubblico con la preparazione della sua merenda ciambelloni, Benedetta Parodi è tornata in cucina con le sue amatissime ricette a tempo, dalla durata di 8 minuti, per la precisione, preparando il suo hamburger all'italiana, in cui a farla da padrone è l'amichetta, o rosetta, uno dei panini tipici della nostra nazione. Questa volta non è stata disturbata dalla telefonata del marito, ma dalle incursioni dell'imitatore Leonardo Fiaschi nei panni del conduttore del talent Tale Quale Show, Carlo Conti, anche se poi ha potuto contare sull'aiuto dello chef Andrea Palmieri. Oltre all'amichetta, o rosetta, ecco gli ingredienti: 3 pomodorini, un cucchiaio di pesto, da preparare da sé o acquistare già pronto, una mozzarella di bufala, 150 g di polpa di manzo macinata, zucchero di canna quanto basta, olio extravergine di oliva quanto basta, timo quanto basta, sale grosso e pepe quanto basta. Domenica in, ricetta 15 ottobre, hamburger all'italiana di Benedetta Parodi. Passiamo ora alla preparazione dell'hamburger all'italiana proposto oggi a Domenica in da Benedetta Parodi, ideale per una buona cena da preparare in circa 8 minuti. Utilizzare 2 padelle diverse. In una padella versare un abbondante filo di olio extravergine di oliva e cuocere l'hamburger di manzo, ricavato schiacciando precedentemente in un coppapasta cilindrico la carne macinata, salandolo a piacere con il sale grosso. Nell'altra mettere inizialmente a tostare i pomodorini e poi farli leggermente caramellare insieme allo zucchero di canna. Preparare quindi il pesto mixando insieme il basilico, i pinoli, l'olio extravergine, il parmigiano e il sale. Benedetta preferisce non aggiungere l'aglio per ottenere una preparazione più leggera, ma volendo si può aggiungere. Quando sono passate all'incirca 5 minuti dall'inizio della cottura della carne, aggiungere la mozzarella di bufala tagliata a metà e farla cuocere sopra l'hamburger, coprendo poi la padella con il coperchio. Tagliare quindi l'amichetta, o rosetta, a metà e quando l'hamburger sarà pronto assemblare il piatto. Mettere la carne con la mozzarella sul primo strato del panino. Condire con il pesto e i pomodorini canditi e chiudere il panino. Il nostro hamburger all'italiana è quindi pronto. Potete allora servire insieme a questo panino anche la merenda ciambellone, preparata durante la prima metà di questa puntata di Domenica in sempre da Benedetta Parodi.